Ciao a tutti, come eliminare l'attaccamento? L'attaccamento è forse la forma peggiore di dipendenza che impedisce, almeno nelle relazioni sentimentali, di vivere bene le relazioni sentimentali perché ci costringe, diciamo, in situazioni che ci portano a fallire lì dove logicamente vorremmo riuscire. Perché più siamo attaccati a una persona, ad esempio, più diventiamo bisognosi e meno possibilità abbiamo di riuscire a conquistarla, a sedurla. Quindi è importante imparare come eliminare l'attaccamento, anche perché poi l'attaccamento è uno stato di sofferenza, è inevitabile che si soffre, sia nel bene che nel male, si soffre sempre. Per quale motivo si soffre sempre? Perché non c'è modo di vivere bene. Se uno è ipnotizzato, ad esempio, dalla gelosia, vedrà segnali di tradimento in ogni situazione, anche nelle situazioni più innocue. Che so, telefona un'amica, ah, quella è una troia disgraziata ruffiana che starà cercando di combinare una tresca, diciamo, con l'amante. Squilla il telefono, buttano giù la chiamata, sarà l'amante che... Quindi l'attaccamento genera gelosia e la gelosia genera comunque una forma di ipnosi, una forma di ipnosi che ci condiziona nella nostra vita. E quindi noi siamo ipnotizzati alla fine dal nostro stesso attaccamento e bisogna quindi imparare a liberarsene perché si fanno le cose sbagliate. È ovvio che se uno è geloso diventa sospettoso, se diventa sospettoso inizia a manifestare insofferenza, inizia a manifestare controllo, inizia a mettere anche diciamo, usare anche una comunicazione coercitiva spesso con un'altra persona. Questo non devi farlo, quell'altro non devi farlo, quello non devi vederlo, quello non devi vederla, e quindi diventa tutta una. Perché i maschi ti vogliono tutti trombare, ne facciamo caso se sei una donna, le donne sono tutte zoccole che ti portano, che ne so, a conoscere altre persone, per cui l'attaccamento, diciamo che è la cosa peggiore che possiamo sviluppare nelle relazioni sentimentali. E poi, ripeto, è uno stato di sofferenza, perché nel momento in cui viviamo un attaccamento, non abbiamo possibilità di stare bene in nessuna circostanza. E quindi chi ha attaccamento necessariamente fallirà dal punto di vista sentimentale, verrà tradito, verrà lasciato, verrà abbandonato e questo genererà anche una sofferenza molto più forte, perché, come dire, inizierà a viversi la sanzione del tradimento piuttosto che la sanzione dell'abbandono. Quindi va sbloccata, va sbloccato. Ora, come fare a sbloccare, a eliminare l'attaccamento? Beh, intanto dobbiamo dire che l'attaccamento non è un qualcosa che nel corso della nostra vita in senso assoluto è sempre stato negativo. I bambini sviluppano attaccamento in età molto precoce e in quell'età, in quella fase, in quella circostanza, l'attaccamento è positivo, perché l'attaccamento alla madre, ad esempio, è molto positivo perché intanto permette al bambino di essere accudito e permette alla madre di avere questo controllo, tutto sommato. Fino a qualche anno o d'età, quello che è, l'attaccamento ha una valenza positiva. Anche perché l'essere umano nasce prematuro, questo è il fatto fondamentale da cui viene l'attaccamento, cioè se non c'è qualcuno che si occupa, un adulto significativo perlomeno che si occupi del bambino, non può sopravvivere. Da lì derivano le prime forme di attaccamento. Il problema di fondo è che noi poi, spesso le persone, hanno delle regressioni, se ritornano a situazioni di attaccamento anche se hanno 50 anni, 40 anni, 60 anni, quello che è, 20 anni, 30. E abbiamo delle regressioni quando si crea un momento distonico, si crea un momento di instabilità. Cioè non è detto che l'attaccamento si sviluppi sempre, però l'attaccamento è direttamente collegato all'insicurezza. Per cui ad esempio tutte le persone che sono in grado, e può essere anche usato come tecnica di seduzione se vogliamo coinvolgere qualcuno, diciamo, fondamentalmente usando l'attaccamento. In realtà non è che sia una cosa molto positiva, poi perché comunque andiamo a produrre una dipendenza e non andiamo a produrre amore. Comunque, se vogliamo coinvolgere qualcuno generando l'attaccamento, basta che miniamo la sua sicurezza. Nel momento in cui una persona vive un senso di insicurezza, automaticamente sviluppa attaccamento. Sviluppa attaccamento perché ha una regressione. Scusate. Ha una regressione naturale, spontanea, istintiva a quella fase della sua vita in cui l'attaccamento era necessario.
È ovvio che chi più chi meno, cioè chi è più strutturato per resistere, diciamo, all'attaccamento, chi è meno strutturato, e ci sono persone che naturalmente sono in grado di generare insicurezza e queste generano un forte attaccamento, altre persone che invece danno sicurezza e quindi generano meno attaccamento. Questo è la sicurezza e l'insicurezza sono un po' il faro guida dell'attaccamento. Ecco quindi che noi dobbiamo imparare a da un lato smantellare il nostro attaccamento, quindi acquisendo sicurezza, dall'altro, se vogliamo, imparare a minare in sicurezza di chi ci interessa, di cui vogliamo produrre un po' attaccamento, per avere attaccamento, anche se io sconsiglio, diciamo, poi di perché comunque se una persona è attaccata a te non è mai un rapporto sano, non potremmo neanche dire che sia un rapporto d'amore, è sempre un rapporto abbastanza negativo, quindi suggerisco di non farlo, però è possibile produrre l'attaccamento artificialmente. Ma in questo caso noi dobbiamo imparare a sganciarci. Per sganciarci dobbiamo andare a riequilibrare sulla sicurezza la nostra parte emotiva con la parte logica. Parte emotiva e parte logica sono sempre, quasi sempre distoniche, ma in varie aree della nostra vita. Ora, sull'insicurezza, quella, diciamo, se la distonia è molto forte, allora, per ricucire, diciamo, e eliminare l'attaccamento, bisogna andare a ricucire parte logica e parte emotiva proprio sulla questione dell'insicurezza. L'insicurezza della persona riguarda il senso di inadeguatezza, fondamentalmente, il senso del rifiuto e il senso dell'abbandono. Anche questi sono i tre pilastri, e poi la disistima, ovviamente, i quattro pilastri che generano insicurezza. Ecco, bisogna andare a lavorare su questi punti per andare a ristrutturare, gli attaccamenti in quella situazione specifica. Cioè in quella situazione specifica noi dobbiamo andare a acquisire sicurezza con quella persona che ci genera attaccamento. Possiamo farlo in ipnomeditazione regressiva ed è abbastanza semplice da fare. Le persone possono usare, ad esempio, chi vuole utilizzare diciamo, situazioni onirosimili, cioè un po' simili ai sogni, nella fase di addormentamento e la fase di risveglio sono fasi ipnagogiche naturali, per cui si può utilizzare in quelle circostanze il fatto che naturalmente entriamo in uno stato ipnotico, in uno stato meditativo profondo, e quindi possiamo andare a ristrutturare la nostra sicurezza e la nostra autostima e la paura del rifiuto e la paura del giudizio proprio in quelle circostanze. Quindi ci sono dei momenti della giornata, oppure si imparano delle semplici tecniche che io tra l'altro insegnerò venerdì 24 marzo, adesso poi spiegherò a Torino, per entrare quando si vuole in uno stato, diciamo, molto ricettivo da un punto di vista emotivo, per andare a ristrutturarci in quella circostanza ed eliminarci per sempre l'attaccamento verso la persona che ce l'ha prodotto fondamentalmente. Quindi chi fosse interessato ad approfondire questo tema, imparare come eliminare l'attaccamento per poi conquistare e sedurre le persone, può venire venerdì 24 marzo a Torino, ore 20:45, presso l'educatore della Provvidenza in corso Trento 13, e il riferimento è il 333 15 11 703. Trovi comunque le info, metto le info nel box, diciamo. E se qualcuno fosse, diciamo, interessato a iscriversi al canale, si iscriva al mio canale YouTube perché avrà la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me, potrà scegliere se fare dal vivo o via video. Quindi iscriviti al canale. Ciao!